Il tavolo per lo sviluppo per la provincia di Grosseto, voluto dalla Camera di Commercio insieme a tutte le associazioni delle categorie economiche di Grosseto, Lega Coop Toscana e di sindacati CGL e CISL UIL, ha annunciato in modo unitario una giornata di mobilitazione per i temi cardine dello sviluppo della Maremma, prevista il prossimo 17 aprile. Il tavolo del mondo economico e sociale maremmano si è riunito a partire da novembre con lo scopo di individuare una roadmap per tentare di uscire dalla situazione di blocco che la provincia di Grosseto vive ormai da anni e che alla luce dei dati economici della Camera di Commercio rischia di segnare un punto di declino inarrestabile. Durante la giornata del 17 aprile, nella sede camerale alle 10.30, saranno presentate le richieste e le proposte messe a punto dal tavolo. Questa giornata, ha detto il presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Riccardo Breda, è importante perché per la prima volta tutte le rappresentanze del mondo economico e del lavoro si presentano unite per parlare di sviluppo territoriale. Oggi vogliamo far passare un messaggio. Il territorio deve sapere che da questo momento in poi è in atto una mobilitazione attiva per rivendicare il nostro diritto allo sviluppo. In questi mesi abbiamo lavorato tutti insieme per dare vita ad una piattaforma di proposte e richieste per la ripartenza economica. Il 17 aprile si svolgerà la prima giornata di mobilitazione alla quale aderiscono ben 14 soggetti tra associazioni di categoria e sigle sindacali. In questa occasione, conclude Breda, sarà presentato il documento che contiene le proposte e richieste. Tutte le forze politiche, locali, regionali e nazionali sono naturalmente invitate.